Amici sportivi di Videonola, benvenuti alle frequenze del canale 88, la TV degli sportivi, la TV del trofeo Jack, qui sempre dal centro sportivo Maracanà, atto conclusivo della regular season, a farvi compagnia Gian Domenico Piccolo. Dicevamo, l'ultima scena di questa stagione del trofeo Jack, si affronteranno il Napoli contro l'Olympique Marsiglia, autentico testa coda del campionato con la prima squadra, i partenopei, ormai sicuri dello scudetto, del tricolore e anche del piazzamento in Champions League per la post season. Dall'altra parte l'Olympique Marsiglia mestamente all'ultimo posto, fuori da tutte le competizioni, un collettivo, quello francese, che non ha mai trovato la giusta amalgama e si trova relegato all'ultima posizione in graduatoria. Atto conclusivo, qui si parla di passerella per i campioni, ma siamo certi che la squadra francese farà di tutto per rendere la vita difficile ai partenopei, che ormai gongolano fregiati dal tricolore, da una serie di risultati impressionante, 16 vittorie ed un solo pareggio nelle partite finora affrontate per il collettivo di Felice Paolo Panico, di Pasquale Testa, di Luigi Iovino, una squadra nata per vincere che adesso va a fare la foto di rito sotto lo striscione lasciato dagli amici e dagli ultras e dagli aficionados del Napoli. Con amicizia e lealtà abbiamo trionfato al Maracanà, Napoli campione, questo lo striscione. In attesa di queste formalità andiamo a denucleare le due formazioni che scenderanno oggi in campo, partendo dall'Olympique Marsiglia, che schiera fra i pali Giuseppe Lauri, Pellegrino Perna col numero 2, Onofrio Prisco numero 9, Vincenzo Maggio numero 0, Aniello Avella numero 3, Giovanni Scintilla numero 16.
Cabina di cronaca, ecco, ci siamo nuovamente sempre dal centro sportivo Maracanã con Granata. Che prova a suggerire per Jovino, ma si sviluppa una rimessa laterale per Caliendo. Jovino spalla alla porta, prova a liberare il fendente di destro, viene fronteggiato da due avversari che scalciano la palla in rimessa laterale. Ancora Caliendo, il numero 4, lungo linea per Aprile, fa buona guardia alla difesa francese. Aprile per Granata, si torna alle parti di Panico. Ancora Granata, supera agevolmente la metà campo, suggerisce per Jovino, centrale, non va. Olympique Marsiglia ancora impegnato in proiezione offensiva, scalcia la bene meglio la difesa francese. Ancora Olympique Marsiglia col possesso palla, azione abbastanza farraginosa, qui prova il break offensivo. Ancora Olympique, centralmente fa buona guardia. La difesa partenopea che lascia solo il corner ai francesi. Jovino qui non riesce ad infrangere il ritorno di Pellegrino Perna. Aprile sul punto di battuta della rimessa, Caliendo. Granata, ancora Caliendo. Granata. Jovino, qui il tiro si infrange contro Lauri. Se ne produce una rimessa laterale sempre per i partenopei, con Aprile che serve per Caliendo. Il tiro velletario qui alto, rimessa dal fondo sempre dalle mani di Lauri, arriva il fischio arbitrale, fallo a favore dell'Olympique Marsiglia. Ancora Lauri, Perna, ancora proiezione offensiva dell'Olympique. Jovino, lungo per Caliendo. Caliendo prova ad involarsi, troppo lenta e farraginosa la sua azione, termina in fallo di fondo. Partita sicuramente inficiata dal clima rigido, rigidissimo. Solo le giocate possono riscaldare questa serata come questa. Caliendo, il tiro di primissima intenzione, c'è la mano di Lauri provvidenziale per spedire in rimessa d'angolo. Ed arriva un'altra segnatura per il Napoli, 4-1 per la formazione partenopea, che è pronta a fare la voce grossa, ha già ristabilito le distanze e c'è poco da fare per l'Olympique, che adesso fate entrare sul terreno di gioco Scintilla, proprio lui, primo possesso, il tiro, Granata fa buona guardia, calcio d'angolo per l'Olympique Marsiglia. Granata, Aprile, ancora Granata, lungo per Jovino, tiene bene palla Jovino, prova a liberare il destro, siede tutti ma manca l'appuntamento col gol, quando il risultato è cristallizzato sul 4-1 per i partenopei. Qui Campetiello, suo tiro, fa buona guardia Lauri, che prova a gestire alla bene meglio queste proiezioni offensive del collettivo in maglia blu.
Intanto l'Olympique prova a rendersi pericoloso con questo suggerimento per Perna. Fa buona guardia a Campetiello che spedisce in calcio d'angolo. Perna sul punto di battuta, qui batti e ribatti, granata di mestiere. Manca l'aggancio, Iovino, riparte l'Olympique. Si propongono Perna e Scintilla ed arriva il gran tiro. Purtroppo termina in fallo di fondo, buona occasione questa per l'OM che avrebbe certamente meritato miglior fortuna. Quando siamo giunti al quarto d'ora di gara, Iovino spalla alla porta, si gira, c'era sul destro, Iovino il tiro, Lauri para. Rimessa laterale per il Napoli. Aprile riparte da Pasquale Testa che pensa al tiro, suggerisce per Aprile, ottima azione questa, valutato il tocco del numero 7 che tuttavia termina fra le mani del portiere francese. Scintilla qui affrontato da Granata. Testa centrale, non si può bere. Ancora lo M, qui il tiro, provano far sentire la propria pressione i calciatori francesi, ma manca la precisione sotto porta necessaria in queste occasioni. Iovino letteralmente scaraventato a terra da Lauri. Qui l'arbitro grazia il portiere francese. Iovino prova a liberare il destra, terribile conclusione, si immola un difensore francese. Campetiello, Testa, Aprile, prova a suggerire per Iovino, non c'è continuità dell'azione, ancora Olympique con Scintilla, c'era sul destro, prova un tiro, fiacco, e la palla termina nuovamente in fallo laterale. Partita brutta, partita nettamente frenata dalle motivazioni che mancano. Ultima giornata per due squadre diametralmente opposte in classifica. Qui Iovino prova il tiro, ma la palla termina in fallo di fondo. Grande Peppe! Iovino. Ancora Iovino. Scarica per Testa, riparte l'Olympique. Tutto a posto? Tutto bene, un commento per Videonola? Ragazzi, vedo spenti, più grinta. E infatti ha appena segnato l'Olympique Marsiglia. 4-2 per i napoletani, ma accorcia le distanze l'Olympique. Prova ad impensierire la corazzata partenopea.
Torniamo in cabina di commento dopo qualche problema tecnico. Serata fredda, qui Aprile prova a tirare giù la porta e ci riesce. Aprile per il gol del 5-2 ed un primo tempo che arriva al termine con un po' d'anticipo. Linea alla regia.